Nome. Tiziano. Allora, Federico, io sono un giovane giocatore di pallacanestro. Mi puoi dare qualche consiglio per diventare famoso? Potrebbe per cortesia, donna, aiutarmi con questo? Cioè, perché vuoi diventare famoso? Cosa ti cambia? E quanto famoso? Quanto Quanto? non c'è un Non c'è un limite. limite. Allora, tu vuoi giocare professionalmente a pallacanestro? Sì. Allora ti racconterò. In che anno sei nato? 2001. Perfetto. C'è un episodio del 2001 di cui ti hanno parlato poi dopo, che ha cambiato per sé. Te lo butto nell'aniene quello lì. Ti risulta che nell'anno, in che mese sei nato? Marzo. Marzo. Quindi 6 mesi dopo potrebbe essere successo nel 2001 un episodio importante. Ah, tu sai di che cosa sto parlando? Sì, le Torri Le Gemelle. Torri Gemelle, perfetto. Allora, chi era il più forte giocatore del mondo nel 2001? Ma quello più. Eh? No, certo, ma nell'altro sport, cioè, ma quello non era neanche un argomento. Michael Dai, chi era il più famoso giocatore all'epoca? Jordan. No, c'era già ritirato. No, era tornato, ma era nella seconda parte. Chi era? Kobe Bryant. Kobe Bryant, lui. Allora, io ti dico cosa succede a casa Bryant. Tieni presente che Bryant, avendo guadagnato discretamente, avendo un discreto ego, si è fatto un suo palazzo dello sport. Cioè, quindi lui gioca alla Bryant Arena che ha nella sua casa. Dicono che sia un posto fantastico, che c'ha gli asciugamani meglio di quelli dell'NBA, così. Quando cade la prima torre, cioè alle ore più o meno 9 e 3, 4, 10 minuti dell'11 settembre del 2001, Kobe sta guardando attonito la scena. Ma se a New York sono le 9, a Los Angeles, California, che ora è? Le 6. E lui è sudato e sta guardando questa cosa come se avesse lavorato altre 2 ore prima. Quindi, ed è il più forte giocatore del mondo. Secondo te cosa potrebbe essere successo? Allenamenti. Perfetto, ma che bisogno ha? Il training camp inizia fra 20 giorni e tu sei Kobe Bryant. Perché sei in piedi alle 4 del mattino e alle 6 puoi vedere quella scena in televisione? Primo perché non eri Kobe Bryant, ma in quel momento lì qual è la cosa che lo colpisce di più? La stessa cosa che colpiva Jordan. Perché Jordan faceva la stessa cosa? Per un motivo molto semplice. Perché se io dormo, da un'altra parte negli Stati Uniti c'è un altro che si sta allenando per diventare più forte di me e io questo non lo lascio succedere. Se hai voglia, prova.